militanti Novax e Nopass si sono ritrovati in Piazza Libertà a Udine per sfidare le regole imposte dal governo. Nei video postati su Facebook si vedono alcune decine di manifestanti in mezzo a molti cittadini in centro per assistere ai fuochi di Capodanno. Numeri ancora altissimi per i nuovi casi in regione, anche oggi sono sopra i 2000, 2331 per la precisione, 12 decessi, il più giovane un 71enne di Spilimbergo, in isolamento 13.300 persone, dal 3 mezza Italia in giallo. Sergio Mattarella ha pronunciato il suo ultimo augurio per il nuovo anno agli italiani prima della fine del mandato, sprecare i vaccini è un'offesa a chi non li ha avuti, ha detto. Da mercoledì sarà tempo di saldi in Friuli Venezia Giulia, come quasi in tutto il resto d'Italia. Il periodo di svendita durerà fino a marzo compreso. Secondo Confcommercio, un aiuto fondamentale ai negozi in questo periodo. Il tecnico Cioffi sta caricando i bianconeri, cui chiede un ulteriore salto di qualità. La sfida dell'Epifania con i Viola inaugura un mese durissimo, che vedrà la squadra giocare 4 volte su 5 in trasferta, compresa la sfida di Roma con la Lazio per la Coppa Italia. Buonasera a tutti e buon anno nuovo a voi che ci state seguendo in questa nuova edizione in diretta, la prima dell'anno del nostro telegiornale. Avete sentito i nostri titoli in apertura, i festeggiamenti di Capodanno, un Capodanno un po' diverso però in Piazza Libertà. Come sapete, le decisioni del governo e anche le restrizioni imposte da molti sindaci chiedevano di non assembrarsi nelle piazze e nelle vie, anzi addirittura Fontanini e Ziberna avevano chiesto ai sindaci di Udine e Gorizia di assistere ai fuochi da casa, e invece in Piazza Libertà c'è stato un incontro di cittadini normali, persone che erano comunque fuori per godersi la notte del passaggio tra un anno e l'altro e magari vedere i giochi pirotecnici. Ma c'erano anche alcune decine di Novax e No Green Pass che si sono incontrati in Piazza Libertà, come vedete molti senza mascherina, per manifestare contro le ulteriori imposizioni del governo. I numeri, qualche decina, sono della questura che è intervenuta. C'era un servizio predisposto dalla questura di Udine per monitorare l'andamento di questa protesta. Non sono state rilevate particolari situazioni di pericolo, così ci ha spiegato proprio la polizia, la questura. I manifestanti, come vedete, avevano anche alcuni strumenti musicali e hanno intonato i consueti cori a cui siamo abituati. Gli autori del video e dei video in poi hanno pubblicato queste immagini diverse decine di chat e di gruppi su Facebook dedicati appunto alla militanza Novax e No Green Pass, e si sono hanno dichiarato di essere stati un migliaio. Nelle immagini si vedono alcune decine di persone senza mascherina che protestano in merito alle decisioni del governo e appunto intonano i vari cori che conosciamo ormai bene. Fra questi ovviamente tanti cittadini, tante persone che invece con mascherine, con distanziamento rispetto agli altri, assistevano ai fuochi pirotecnici organizzati dal comune di Udine. E veniamo invece adesso al bollettino di quest'oggi. Nelle ultime 24 ore ancora altissimi contagi, nelle ultime 24 ore anche oggi sono più di 2000 i nuovi casi, in particolare sono 2331, 12 anche i decessi, stabili però i ricoveri in ospedale. In Friuli Venezia Giulia sono 2331 i nuovi positivi al SARS-CoV-2 rispetto a ieri, su 26.962 tamponi effettuati, per un tasso di positività pari all'8,6%. 12 gli ulteriori decessi correlati al virus, che portano il totale da inizio pandemia a 4.225. A perdere la vita anziani con un'età compresa tra i 71 e i 100 anni, deceduti in ospedale o in RSA. Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 28 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 275. Rispetto alle nuove positività registrate, la Regione informa che la prima fascia d'età risulta quella dei 20-29 anni, circa un quinto dei contagi odierni, la seconda quella dei 0-19 anni, poco più del 17% dei nuovi casi, e la terza quella dei 30-39 anni, 15,5% degli ultimi contagi. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, rilevate le positività tra amministrativi, tecnici, medici, infermieri, operatori sociosanitari e altro personale
di 15 persone presso l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, 20 nell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 6 persone nell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, 2 tecnici al Crodi Aviano e 3 persone all'istituto materno infantile Burlo Garofolo. Riguardo alle residenze per anziani, rilevati 10 contagi tra gli operatori a Pordenone, San Dorligo della Valle, Palmanova, Tarcento, Codroipo, Udine, Gemona del Friuli, Fagagna e Trieste e un caso tra gli ospiti a Udine. Intanto, trainata dalla variante Omicron, l'epidemia dilaga nel nostro paese perché sono oltre 1 milione le persone attualmente positive al virus in Italia, 1.021.697, 141.262 nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, i morti sono 111, ieri invece le vittime erano state 155 e in virtù anche di questi numeri in costante rialzo in varie zone del paese ci sono altre regioni che finiranno in giallo. Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia si aggiungono alla lista delle regioni in zona gialla, ovvero Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento. Il passaggio progressivo di vari territori al giallo indica che i contagi ricominciano a pesare sui numeri dei ricoveri e sull'occupazione delle terapie intensive in tutta Italia. In alcuni casi viene visto anche come preludio all'arancione, anche visto il progressivo aumento dei positivi. Gli ultimi decreti hanno annullato di fatto le vecchie differenze fra zona bianca e zona gialla. In entrambe la mascherina è obbligatoria all'aperto, ma non ci sono limitazioni agli spostamenti e tutte le attività rimangono aperte. Con invece questa giornata, con il 1° gennaio del 2022, arriva l'ennesimo aggiornamento delle misure anti-Covid. Il calendario infatti delle nuove misure decise dal governo comincia proprio da quest'oggi. Niente quarantena, ma solo autosorveglianza per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 4 mesi precedenti, oppure che siano guariti dal Covid nei 4 mesi precedenti, che vengano a contatto con una persona positiva. Quindi da oggi chi è a contatto con una persona così positiva e ha la dose booster o ha completato il ciclo vaccinale primario nei 4 mesi precedenti o è guarito nei 4 mesi precedenti può non rispettare la quarantena, ma fare autosorveglianza e avrà l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni. Ovviamente si parla di casi che non avvertono sintomi. Chi è vaccinato da oltre 4 mesi, se asintomatico, in questi casi dovrà fare una quarantena di 5 giorni. Nessuna modifica per chi non è vaccinato. La quarantena rimane a 10 giorni. E sul tavolo del governo potrebbe arrivare il 5 di gennaio il Super Green Pass per i lavoratori. In Consiglio dei Ministri è previsto proprio per il 5, il decreto dovrebbe prevedere l'obbligo del Super Green Pass a tutti i lavoratori dopo l'obbligo vaccinale già previsto per i sanitari, le forze dell'ordine e gli insegnanti. Alcune forze politiche, in particolare Lega e Movimento 5 Stelle, anche se per motivi diversi, sono però contrari a nuovi provvedimenti su questo fronte. Si potrebbe arrivare a una mediazione partendo con l'obbligo del certificato verde rafforzato, inizialmente solo per i dipendenti pubblici che fanno lavoro di front office. Intanto il 6 gennaio riparte la Serie A, ne parleremo più tardi nello sport, e visto l'ultimo decreto la capienza massima degli stadi sarà consentita al massimo al 50%, così per tutti gli impianti sportivi all'aperto come i palazzetti già dal 1° di gennaio. E ritorniamo alla notte di Capodanno, diversi gli interventi dei vigili del fuoco, qualche incidente stradale nella notte, in totale diverse decine le chiamate, per fortuna nessuna situazione di reale pericolo, vediamo. Notte di San Silvestro impegnativa anche per i vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, numerose le chiamate di soccorso sia per incidenti stradali sia per roghi, fortunatamente però senza persone rimaste ferite in modo grave o rilevante. Il comando provinciale di Udine riferisce in particolare di 2 auto parcheggiate andate a fuoco nella notte rispettivamente a Udine in via Francesco De Gregori e a Pozzuolo in via 30 ottobre e di almeno 4 contenitori per rifiuti in fiamme, alcuni già prima della mezzanotte, a Udine, Codroipo e Manzano.
Tra i numerosi interventi del comando provinciale di Pordenone, il recupero di un'auto con l'autogru a Sarone di Caneva, auto precipitato nella serata dal ponte sul greto del torrente Fontana Galla, con il conducente rimasto miracolosamente illeso. E poi il soccorso per fuoriuscita autonome a causa della nebbia a San Giorgio della Ricchinvelda e l'Esis di Clout, e per incendi sia di Cassonetti a Pordenone e Spilimbergo, sia di Sterpaglie a Forgaria e Vito d'Asio. Vigili del fuoco in azione anche per spegnere un rogo che ha coinvolto l'autorimessa di un'abitazione a Budoia. I colleghi del comando provinciale goriziano confermano a loro volta alcuni interventi nella notte per roghi e per un sinistro stradale non gravi. Molte le telefonate pervenute anche alla sala operativa della questura di Trieste tramite il numero unico d'emergenza 112 poco prima e poco dopo la mezzanotte per segnalare schiamazzi e allarmi attivati sia a causa dello scoppio di petardi. Il personale delle forze dell'ordine non ha riscontrato particolari criticità. Anche nel territorio dell'ex provincia di Trieste non risultano esserci stati incidenti o ferimenti a causa di materiale esplodente o prodotti pirotecnici. Alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme a San Giacomo e gli operatori hanno accertato la presenza di persone intente a festeggiare in un locale di Via Galatti che avrebbe dovuto rispettare il provvedimento di chiusura per 15 giorni emesso dal questore. Le altre notizie di cronaca di questa giornata: con i rallentamenti alla linea ferroviaria Venezia-Trieste, anche un salvataggio in mare. Nel Golfo di Trieste, nella notte di San Silvestro, un marinaio di nazionalità filippina imbarcato su una nave mercantile in rada di bandiera panamense è stato soccorso dopo la richiesta di aiuto ricevuta dalla Capitaneria di Porto di Trieste per forti dolori addominali. Poco dopo la mezzanotte, un medico e un infermiere del 118 sono stati imbarcati sulla motovedetta della Guardia Costiera e hanno raggiunto così la nave, curando le varie fasi dell'evacuazione medicalmente assistita. L'operazione si è conclusa senza problemi verso l'1:20 del mattino. L'uomo soccorso è stato trattenuto in osservazione presso l'ospedale di Cattinara. Incidente stradale nella mattinata intorno alle 8 sul tratto libero di autostrada fra Monfalcone e Duino Aurisina. Come riferito dai vigili del fuoco di Monfalcone, un'auto è fuoriuscita autonomamente scontrandosi contro il garrele e le pareti di roccia. Alla guida un uomo che viaggiava solo, le sue condizioni non destano preoccupazione. Circolazione ferroviaria sulle linee Treviso-Udine-Venezia-Mestre-Trieste fortemente rallentata nella mattinata a causa dei danni provocati ad alcuni cavi elettrici lungo i binari da un incendio divampato intorno alle 4:30 in prossimità di Venezia Mestre. Come previsto dalle procedure di sicurezza, su alcune linee il traffico è stato interrotto e i treni sostituiti con servizi di bus. Il traffico ferroviario è tornato regolare poco prima delle 13:30. Nel complesso registrati rallentamenti fino a 90 minuti per 8 treni di alta velocità, fino a 60 minuti per 3 treni intercity e fino a 115 minuti per 20 treni regionali, oltre a 6 treni regionali cancellati, un treno intercity e 9 treni regionali limitati nel percorso. E ritorniamo adesso a ieri sera, perché in piedi con le bandiere della Presidenza della Repubblica, dell'Italia e dell'Europa alle spalle dal Palazzo del Quirinale, Sergio Mattarella ha pronunciato il messaggio di fine anno alla vigilia della scadenza del suo settennato. Un intervento di circa 15 minuti con tanti passaggi dedicati anche ai giovani. 13 milioni e mezzo di spettatori lo hanno seguito in diretta. Sentiamo un estratto delle sue parole. Ha voluto parlare della sua esperienza come Presidente della Repubblica. Non mi sono mai sentito solo, ha voluto dire, sono stati 7 anni molto impegnativi, ed è ritornato ovviamente a parlare dell'emergenza, dell'epidemia e all'opportunità dei vaccini. Care concittadine e cari concittadini, ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione. Oggi questi sentimenti sono accresciuti dal fatto che tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente. L'augurio che sento di rivolgervi si fa quindi più intenso, perché alla necessità di guardare insieme con fiducia e speranza al nuovo anno si aggiunge il bisogno di esprimere il mio grazie a ciascuno di voi per aver mostrato a più riprese il volto autentico dell'Italia, quello laborioso, creativo, solidale. Sono stati 7 anni impegnativi, complessi, densi di emozioni. Ricordo la sensazione di impotenza e di disperazione che respiravamo nei primi mesi della pandemia,
di fronte alle scene drammatiche delle vittime del virus, alle bare trasportate dai mezzi militari, al lungo necessario confinamento di tutti in casa, alle scuole, agli uffici, ai negozi chiusi, agli ospedali al collasso. Cosa avremmo dato in quei giorni per avere il vaccino? La ricerca e la scienza ci hanno consegnato, molto prima di quanto si potesse sperare, questa opportunità. Sprecarla è anche un'offesa a chi non l'ha avuta. E parliamo ancora delle decisioni del governo, perché sono quasi 4 i miliardi destinati a far fronte al caro bollette, però non bastano, secondo il ministro Giorgetti, bisogna rafforzare gli interventi perché è in arrivo una stangata per le famiglie proprio per l'aumento record di luce e gas. Il 2022 si apre con i rincari record per le bollette dell'energia. Dal 1 gennaio infatti scattano i nuovi aumenti che per il primo trimestre saranno del più 55% per l'elettricità e più 41,8% per il gas. Una stangata per i consumatori, ma che sarebbe stata ben più forte senza gli interventi del governo, che ha messo sul piatto altri 3,8 miliardi in legge di bilancio. Ma la situazione resta critica. Il caro energia che fa tremare molti settori produttivi, con la moda in allarme e centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio, tanto che l'esecutivo si sta già preparando a rafforzare ulteriormente le misure. Gli aumenti per il primo trimestre 2022 decisi dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti segnano un nuovo record rispetto agli aumenti già forti degli ultimi trimestri. A luglio più 9,9% per l'elettricità e più 15,3% per il gas, ma sarebbero stati ancora più forti senza l'intervento del governo. I nuovi straordinari record al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso e dei permessi di emissione di CO2, spiega l'ARERA, avrebbero infatti portato a un più 65% per la luce e 59,2% per il gas. In base a quanto previsto dalla legge di bilancio, l'autorità ha potuto confermare l'annullamento transitorio degli oneri generali di sistema in bolletta e potenziato il bonus sociale alle famiglie in difficoltà, consentendo di alleggerire l'impatto su 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese. Intanto con gennaio è anche tempo di saldi, allineato con quasi tutto il resto d'Italia. Il Friuli Venezia Giulia vedrà partire la stagione dei saldi mercoledì, il 5, un appuntamento importante che durerà fino al 31 marzo 2022, ricorda Confcommercio Udine, e senza che ci sia il divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti. I saldi sono da sempre un volano d'affari importante per l'economia e un'opportunità per i consumatori invogliati all'acquisto per comprare i prodotti desiderati a prezzi ribassati, ha sottolineato il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda Udine, Alessandro Tollone. Farsi un regalo mette il buon umore e può aiutare a superare questo periodo grigio. In un contesto come quello che stiamo vivendo, si tratta anche di un momento chiave per le attività di impresa. Gli esercizi commerciali incassano la liquidità necessaria per pagare tasse, dipendenti, fornitori, affitti, costi fissi e utenze, e sono in grado di far fronte agli investimenti necessari agli ordinativi delle nuove collezioni. Per lo shopping dei saldi, che anche quest'anno interessa oltre 15 milioni di famiglie in Italia, secondo l'ufficio studi di Confcommercio nazionale, ogni persona spenderà circa 120 euro per un giro di affari di più di 4 miliardi. Dal punto di vista tecnico, Confcommercio Udine informa che la presentazione al pubblico della vendita di fine stagione dovrà esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data d'inizio e la sua durata. Non è più necessaria invece la comunicazione preventiva al comune di competenza. Adesso invece vi raccontiamo una storia carnica, perché proprio la carnia sarà protagonista in Piazza San Pietro tra un anno per il Natale del 2022. Davvero una vetrina d'eccezione per la montagna friulana e le sue bellezze, che troveranno spazio nella piazza più famosa al mondo. La Segreteria di Stato Vaticana infatti ha scelto Sutrio e i maestri artigiani per la realizzazione del presepe, che come da tradizione viene allestito nel cuore del Vaticano. Ogni Natale infatti lo Stato Pontificio commissiona un presepe a grandezza naturale, e per il 2022 è stato scelto il presepe realizzato nell'alta valle del But, cuore pulsante della lavorazione del legno. Ci troviamo negli spazi esterni del Museo Gortani di Tolmezzo, dove è stato allestito un presepe particolare. Perché particolare? Perché rappresenta tutti i 28 comuni della Carnia. Nasce dall'idea di sostenere e soprattutto valorizzare quello che sarà il presepe di Sutrio a San Pietro nel 2022. Grazie al coinvolgimento di tutti i comuni della Carnia, anche con un contributo economico, siamo riusciti a fare in tempi strettissimi queste sagome,
create tra l'altro dall'artista che segue il progetto per Roma. Ecco, quindi per noi sarà importante che i cittadini di Tolmezzo, ma non solo, di tutta la Carnia e anche di tutto il Friuli Venezia Giulia, venga qui a visitare questo presepe e si renderà conto proprio di questo cammino che noi stiamo facendo verso il 2022. Importante perché avrà un significato nel portare tutta la Carnia, ma non solo la Carnia, tutto il Friuli Venezia Giulia nella piazza della cristianità più importante del mondo. Ha chiuso l'anno in musica a Pordenone con un concerto tradizionale, il concerto di Capodanno al Teatro Verdi con protagonista una storica orchestra ucraina. Vediamo. Ha chiuso l'anno in musica a Pordenone con il tradizionale concerto al Teatro Verdi che ha visto protagonista la storica Kharkiv Philharmonic Orchestra, ucraina. Concerto la sua 41esima edizione dopo lo stop nel 2020 a causa della situazione Covid-19, che ha regalato 90 minuti di grande musica. Sul podio dell'orchestra il maestro Yuri Yanko. Un concerto nel rispetto ovviamente delle misure anti-Covid, con gli spettatori che hanno ricevuto anche gratuitamente dagli organizzatori le mascherine FFP2 necessarie per assistere all'applauditissimo concerto. Adesso invece torniamo a parlare di calcio, manca sempre meno alla prima gara dell'anno dell'Udinese che giovedì sera sfiderà la Fiorentina al Franchi alle 20:45. L'ultima vittoria è datata a novembre 2007. Per sfatare il tabù toccherà a Beto e Deulofeu essere i nuovi Quagliarella e Di Natale. Anno nuovo, vita nuova per l'Udinese che giovedì inaugurerà il nuovo anno affrontando la Fiorentina allo Stadio Franchi di Firenze alle ore 20:45. In realtà non servirebbe neanche una nuova vita all'Udinese vista all'opera nelle ultime gare del 2021. Andrebbe infatti già benissimo se la squadra riuscisse a continuare sulla strada intrapresa contro Milan, Crotone e Cagliari quando ha ottenuto due vittorie che potevano essere tre. Se Ibrahimovic non avesse pareggiato a tempo scaduto lo scorso 11 dicembre e quindi l'augurio è che Neutich e compagni continuino così con la stessa energia, la stessa voglia e la stessa determinazione dell'ultimo periodo. Non sarà facile però contro la Viola, sia perché la squadra di Italiano è forte e in rosa un certo Vlahovic capace di segnare 33 gol nel 2021, record per la Serie A insieme a Cristiano Ronaldo, sia perché le zebrette non espugnano il Franchi da quasi 15 anni dal 2-1 targato Quagliarella di Natale del novembre 2007. Per provare a cancellare questo tabù, Cioffi dovrebbe proseguire con la 3-5-2 visto nelle scorse partite. Andare nel dettaglio è però ancora presto, ma non ci dovrebbero essere grosse sorprese, visto che tutti, tranne ovviamente il Tucu Pereira, che ne avrà ancora per un mese abbondante, stanno bene e sono a disposizione. Toccherà quindi molto probabilmente ancora la coppia Beto Deulofeu trascinare la squadra e provare ad essere, 15 anni dopo, i nuovi Quagliarella e Di Natale. Questo era il nostro ultimo servizio, però prima di salutarvi, anzi per salutarvi e farvi gli auguri di buon 2022 nel migliore dei modi, vi portiamo a fare un salto veloce all'Expo di Dubai per gli auguri in tutte le lingue del mondo. Grazie per averci seguito e un felice 2022 da parte di tutta la redazione di Udinese TV. In Hebrew, we say Shana Tova. So in Lebanon, we say Limingu no Yuyumatu. We say Yingi Yingis Bulan, Hama Tabikla Balamas, Boyilas of Salamat Bodhi. Gotnit Oro, how it's fantastic Oro.
Šťastný nový rok, hodně štěstí, zdraví a hlavně, aby byl úspěšnější než ten rok 2021. Wow! No mai, har mai, happy new year. In New Zealand. Feliz año nuevo y nuestros mejores deseos desde el pabellón de España. كل عام وأنتم بألف خير مع أفضل التمنيات. Is this one Kuwaiti, Arab Kuwaiti? It's actually Arabic. But yes, we say that in Kuwait as well. In Australia, we say Happy New Year, wishing you a wonderful 2022. Mm-hmm. Oh, I know you think I am cute. Yes, you are cute. Good luck of New Year and the best events. In Finnish, Happy New Year. Hyvää uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta. Hey. 많이 받으시고 건강하세요. Wishing you a lepszego 2022 roku. Feliz anno nuovo. Venezuela, Messico e Perù. We will say feliz anno nuovo e muy buenos deseos para el año 2022. Happy New Year in Italy, we say buon capodanno, buon anno nuovo, tanti auguri dall'Expo di Dubai, Expo 2020.